soli. Tuo padre non ci sta e fetti spetti tutti non davimo a ma. Tuo mamma non ti voli. Tuo padre non ci sta e fetti spetti tutti non davimo a ma. Vorrei essere una mela si putissi e con la bocca tua mi muzzicassi. Vorrei essere acqua e tu venissi e alla fontana tu, tu mi imbevissi. E a tua mamma non mi voli, tuo padre non ci sta e per dispetti tutti non davi mamma. Tuo mamma non mi voli, tuo padre a tutti e un caro benvenuto a voi, alle autorità presenti, il sindaco si è appena assentato ma tornerà, Ugo Suraci, e alle associazioni Cronos Arte, che è presieduta da Carmela Mafrica, Carmela Rosa Mafrica, che è anche tra i poeti stasera, perché ha curato anche l'allestimento delle lenzuola artistiche che vedete alle mie spalle e ai miei lati. A Mondo Verde, presieduto dall'avvocatessa Aurelia Sansotta, che in collaborazione con l'amministrazione comunale montebellese promuove la raccolta firme affinché i laghetti di Saline Ioniche siano iscritti tra i luoghi del cuore. Un benvenuto alla TV Telemelito di Bruno Taverna e al grande giornalista, scrittore, poeta, mio mentore, professore anche, Domenico Salvatore, che vedo qui in platea in prima fila, che è un artista del comune di Montebello Ionico, possiamo ben dirlo. È stato trasportato, diciamo, dalla famiglia, dalle necessità, verso la Marina, verso Melito, ma lui è nato affossato, quindi è fossatoto. Ringraziamo veramente la disponibilità di Fiori e Piante Chilà, che stasera ci ha fatto da sponsor e ha offerto tutti i fiori che qui troviamo sul nostro tavolo. Che è sito in via Lembo 30 a Melito Porto Salvo. Grazie anche a tutte quelle donne e mamme del paese che si sono occupate del rinfresco finale, e sono certa che il rinfresco finale sarà squisito come le persone di questo paese. E sì, sì, ne sono certa, ne abbiamo già curato l'arte culinaria. E ringraziamo ognuno di voi perché siete qui con noi stasera per onorare i nostri santi, medici, martiri Cosma e Damiano, patroni della parrocchia di Masella, in questo momento di festa che ci vede uniti nella fede e collaborativi nel tenere viva la loro testimonianza. Almeno facciamo del nostro meglio. L'evento Su di Rime è arrivato quest'anno alla quarta edizione. Questo mi onora, perché ci ho creduto da sempre, per l'amore che nutro verso la poesia, la musica e la tradizione tutta, e l'arte, come vedete, perché tutto è arte. Poi noi abbiamo la fortuna di essere nati in un posto che è meraviglioso, io lo chiamo paradiso. La nostra Calabria non ha niente da invidiare a nessun borgo d'Italia, abbiamo dei borghi meravigliosi, abbiamo dei panorami, degli scenari da incanto, ecco perché tanti poeti, perché traggono ispirazioni da essi. Io sono una di queste, io senza il mare non so stare, pertanto tante poesie nascono guardando al mare e ai nostri tramonti, a tutto quello che abbiamo intorno. Abbiamo anche la fortuna di avere Pentidattilo, quindi cerchiamo di valorizzare il nostro territorio nel nostro piccolo tutti, non deleghiamo solo alle istituzioni che io anche rappresento. Però se tutti facciamo il nostro piccolo, faremo grande quello che viviamo. E tale iniziativa nasce infatti per promuovere e diffondere la nostra cultura attraverso ogni forma di arte. Quest'anno la manifestazione è il risultato di una sinergica collaborazione tra me, che cerco di dare il mio meglio per una terra che amo, la Commissione Festa, composta da Santina Foti, Totò Minniti, Maria e Pippo Guarnaccio. Intanto li nomino, anche se sono fuori a lavorare, arriveranno più tardi,
però hanno fatto il loro meglio per preparare una bellissima festa. Ancora siamo in preparazione con il palco che in questi giorni ci allieterà con diverse serate. E oltre alla commissione festa, che quindi hanno lavorato per realizzare l'intera festa parrocchiale, vi è l'associazione culturale Vincerò, presieduta da Maria Carmela Romeo, che è nata per ricordare il fratello Vincenzo Luca Romeo. Vi chiedo un applauso perché... non c'è fisicamente, ma è qui con noi, perché è un ragazzo che ha dato un grande esempio agli altri ragazzi, alle nuove generazioni. È volato via troppo presto, ma ha lasciato una grande impronta che continua a camminare sulle gambe di questa associazione, grazie al lavoro, veramente alla dedizione, all'impegno che la sorella ci mette nel fare tutte le iniziative, insieme a tutti i soci che fanno la loro parte. E quindi è nata per ricordarlo, ed è un'associazione che si prodiga assiduamente per dare lustro al nostro territorio, proponendo numerose iniziative che sono sicuramente interessanti e molto molto costruttive. Nel corso dell'intero anno, e non solo quest'oggi, loro riescono a fare tante cose, e come vedete il frutto del lavoro di un anno ce lo troviamo alle nostre spalle. Ce lo troviamo comunque negli strumenti musicali e in chi li suona, perché sono riusciti a realizzare una scuola di musica che vale tantissimo, perché sta riscoprendo anche degli strumenti antichi che sicuramente fanno parte della nostra tradizione e della nostra vita e della nostra quotidianità, che alla fine sono sempre nuovi perché li portiamo avanti. E il nostro parroco Don Giovanni, non possiamo non ringraziarlo, perché è una guida carismatica e laboriosa, ci dà veramente tanto coraggio, ci stimola continuamente, è una grande fonte di ispirazione per noi tutti, e lo possiamo ben dire, e siamo felici che sia ancora qui dopo 5 anni a sostenerci, ad incentivarci e a dare veramente luce a questo territorio e ai talenti del territorio. Perché fa tantissimo, lo fa quotidianamente, e anche questo evento, come tutta la festa, è perché lui scommette su di noi, ci dà la possibilità di lavorare, di creare, e anche l'autonomia per farlo. In questo ci ha resi più forti e collaborativi, e lo ringrazio tanto per questo. Adesso è doveroso ringraziare i grandi protagonisti della serata. Ma grandi, piccoli e grandi, ma sempre grandi, perché sono dei poeti e quindi sono anime grandi, che senza alcuna remora e in amicizia hanno subito accolto il mio invito poetico e musicale. Non dimentichiamo che grandi protagonisti li ho alle mie spalle, e sono i musicisti, qualcuno un attimo si è assentato, ma sono anche delle splendide giovani promesse in cui ho voluto credere e continuerò a farlo, perché sono le nostre ragazze di Masella, delle piccole grandi artiste che si sono messe in gioco, hanno accolto il mio invito e hanno scelto di essere qui stasera e cantare i canti della tradizione. È così che li passiamo ai più piccoli, coinvolgendoli e incentivandoli in questo senso. Dobbiamo stimolarli, metterli in campo, e se serve anche metterci da parte. Tutti i poeti qui presenti hanno un ottimo curriculum, svariate pubblicazioni, sono pluripremiati. Io però ritengo che la migliore presentazione potrà avvenire mediante le loro poesie. Infatti non mi dilungo, dirò il loro nome e loro, tramite la loro poesia, si presenteranno. Vengono tutti dalla Ionica, dalla Tirrenica, da zone limitrofe, ma abbiamo cercato di condensare l'arte dell'area grecani che è oltre. E quindi ritengo che la migliore presentazione debba avvenire tramite le loro poesie. È lì che emergerà il loro animo, per cui si presenteranno con le loro liriche. I musicisti ospiti stasera sono grandi talenti della nostra terra, e dico grandi perché è così. Suonano ogni tipo di strumento, hanno un'arte tra le mani meravigliosa, ma la cosa che li rende grandi è che sono dei giovani grandi artisti. E quindi ci allieta sapere che ci sarà un proseguo
E inoltre, prima di iniziare, prego i signori poeti di ammirare e valutare le foto dei tre concorsi fotografici precedenti al fine di esprimere la loro preferenza e decretare vincitrice la foto più poetica. Potete farlo adesso o possiamo anche rimandare a più tardi. Se voi avete già un'idea, avete controllato, avete visionato... Ok, allora facciamo così, vi propongo una cosa in corso d'opera. E infatti vi propongo una cosa in corso d'opera, mentre i ragazzi suonano e noi li sentiamo anche di là, voi visionate e poi facciamo la votazione. Sì, sì, ce l'ho io. No, adesso un attimino, perché prima di far iniziare i ragazzi ho pensato di dedicare a tutti voi una mia poesia, perché anche io scrivo, amo scrivere, dall'età di 17 anni scrivo poesia, è il mio primo amore. Possiamo ben dire che è il mio primo amore. E ho scritto una lirica che vuole essere un amorevole inno alla poesia tutta e che intendo dedicare quindi a tutti, perché alla fine tutti di noi possiamo avere un animo poetico. Ecco perché questa poesia si intitola Tutto è poesia. Poesia è ste pane cunzata a festa che pasce i tutti luri, l'anima e cori. E ste sole chino dopo una tempesta, è amore tanto forte che te gira a testa, e lustro randi che trase d'ogni finestra, e ste acqua chiara che lava onde passa. Poesia è un giardino ciuruto e profumato, e un dolce caddo caddo appena sfornato, e sta più dolce risa in un figliolero, e il richiamo scellerato di un cielo, e sta carmeria in una notte stellata, è pura più bella serenata, bianca e maestosa come un abito di sposa. A poesia è sta dote più preziosa, come una sirena va cantando amori di strade do mondo fino a mari, e se orrechiato i nostri signori che mente sempre pace a mezzo ai cori, e stinguento d'amori e priera per le peccatori. Poesia è tutta terra mia, sapi sinestra e sale marino, sapi ginestra e sale marino, chiaure e bergamotto e gelsomino, e sti oggi dorato e fino, mendola antorrata e o meglio vino. E su suoni tarantella, e canto e ballo di calabresella, e sti o meglio quadro per lo pettore, e favola contata che pare una stornella, una trizza de palori che nascono do cori. Ve la dedico. Grazie infinite. Grazie infinite. Questa è dedicata veramente a tutti voi con il cuore. Adesso abbiamo previsto che si partirà con una colonna sonora del... Una pastorale con la lira. Ok, sì. Do praticamente la musica, perché non è parola in questo caso, a Filippo Stilo. Thank you.
Allora, adesso dimmi. Facciamo le bambine. Allora, adesso, in attesa che i nostri poeti continuino a votare la foto più poetica, io direi di farvi conoscere le nostre star. Dopo la bellissima esibizione di Filippo Stilo, adesso tocca a voi conoscere appunto le risorse meravigliose di questo paese, le nostre giovani promesse. Allora, chiamo all'appello Beatrice Foti, Angelica Cuzzucoli, Nina Cuzzucoli, Eugenia Fallara. Le nostre ragazze ci delizieranno con una canzone che a me piace molto, ma che è anche molto conosciuta, e si chiama Marbizza. Noi la chiamiamo Marbizza, in realtà si intitola Marvizza, siccome non è proprio del nostro dialetto, noi la chiamiamo Marbizza perché l'abbiamo un po' personalizzata. E la cantano quindi le ragazze, accompagnate da Vincenzo. Ok, cambio di programma. Hanno scelto per prime, anche se io attendo quella canzone veramente da un paio di giorni a questa parte, Uim Busedu, che è altrettanto bellissima. E chi saranno i musicisti che hanno scelto di accompagnare queste meravigliose ragazze? Filippo Stilo, ancora Vincenzo Lavilla e Luigi Stilo. Vincenzo Lavilla è un talento del posto, suona anche lui tantissimi strumenti, abbiamo l'onore di sentirlo nella lira che ha appreso da poco, nella scuola che l'associazione continua a promuovere, l'associazione Vincerò di Masella. Lo ricordo perché le cose belle vanno ricordate. Adesso è allievo peraltro di Filippo Stilo, quindi abbiamo qui maestri e allievi insieme, quindi è una festa. Lo ricordo che è veramente una festa. E quindi a voi la musica e le parole. Partiu lui in busedo e di alla fera, per musica tana chitarra nova, e la mugheri tutta preiu preiu, guardatu in bumeo come la sona, diritinghe tigriti, diritinghe tigrita. Tiritinghe tigriti, eritinghe tigrita, tiritinghe tigriti, tiritinghe tigrita, tiritinghe tigriti, eritinghe tigrita. Vecchiaredo e di alla fera, mi musa canta padre gli è pignata, nu carro di patati chino chino, per muci basta per tutta l'annata. Tiritinghe tigriti, tiritinghe tigrita, tiritinghe tigriti, eritinghe tigrita. Tiritinghe tigriti, tiritinghe tigrita, tiritinghe tigriti, eritinghe tigrita. Partiu lupili russi e già la fera, femmusi vinti pipi e pumadora, ma la bilancia non voli in pianari, e a pili russi lupa girraggiari. Tiritinghe tigriti, tiritinghe tigrita, tiritinghe tigriti,
tinghe tighidità, tiri tinghe tighidì, tiri tinghe tighidità, tiri tinghe tighidì, e ri tinghe tighidità. Marito non c'è più alla fera, femmuti catana pisa di lana, muti la figlia all'ustru di lumera. Tiri tinghe tigriti, tiri tinghe tigrita, tiri tinghe tigriti, e ri tinghe tigrita, tiri tinghe tigriti, tiri tinghe tigrita, tiri tinghe tigriti, e ri tinghe tigrita. Meravigliose dame proprio della serata, lo posso ben dire, non sono bellissime, credo proprio che siano bellissime. Allora, io volevo dirvi che manca l'appello tra i poeti Fortunata Palamara, perché ha avuto un problema di salute una sua nipotina e quindi si è dovuta assentare a ultimo minuto, mi ha avvisato in questo pomeriggio, e quindi le facciamo gli auguri per la nipotina, che si riprenda presto. Avremo altre occasioni, c'è già stata, lei qui l'abbiamo invitata. Avevo invitato anche Rocco Criseo, che in questo momento è fuori, che domani deve ricevere un premio poetico e quindi non poteva essere in entrambi i posti. Si dispiace, non è in locandina, però l'avevo consultato prima. E Rocco Nassi, che spero riesca ad arrivare anche se in ritardo. Questo me lo auguro, perché è un grande poeta anche lui, però della Tirrenica, questa volta da Bagnara. Adesso vi presento la mia piccola grande poetessa Angelica Benedetto. Alzati tesoro, vieni qua con me questa volta, visto che lì il microfono è troppo alto, è il mio, vieni qua con me, ti sostengo. Ma io penso che sia anche lei una giovane promessa della poesia, e sono felice di questo, perché la poesia non è un'arte di pochi, è di tutti.
Tutti abbiamo un'anima che parla, dobbiamo solo riuscire a trovare il linguaggio che lei, in modo che si esprima quest'anima, che lei riesce un po' a filtrare meglio. Diciamo in questo caso Angelica Benedetto l'ha trovata molto piccola, anche prima di me. Io vi ripeto che a 17 anni l'ho scoperta. Lei da quanti anni è che scrivi? Quindi da quando avevi 9 anni? E quanti hai ora? 10, quindi è un anno che scrive. Ora io dico, a 9 anni, che un bambino parta con la poesia invece che con il calcio o con qualsiasi altro gioco, mi sembra una bella scoperta, una bella sorpresa. Quindi io sono felice che a 9 anni si scopra la poesia. Sei riuscita a farlo prima di me, quindi ti auguro di scrivere molto più di me e anche meglio di me. Molto, perché tutti dobbiamo crescere sempre, ricordatelo questo, perché anche io devo crescere ancora tanto. Allora, io passo la parola a lei, che si esprime con la sua poesia e che ha dedicato, mi ha confidato, ai primi giorni di scuola, alla scuola. E perché tutti abbiamo vissuto le emozioni di rientrare a scuola. Allora, lei quest'anno ha pensato di metterle per iscritto. E quindi sentiamola, ascoltiamola bene. Leggeranno, ogni poeta leggerà due poesie. La prima è Viva la scuola. Vai. Viva la scuola. Oggi tutti a scuola andiamo e io seduta a riflettere sul divano. Poi nel cortile ci siamo ritrovati. La scuola è in armonia perché gli alunni sono arrivati. Le maestre accolgono i più piccini, dandogli un sacco di bacini. E a noi veterani ci stringono le mani. La matematica, la scienza e la tecnologia, è tutta una magia. Le risate con la bidella non possono mancare. Quando urla pulmino noi ci andiamo a preparare. Quanta allegria nella scuola di Sant'Elia. Siete pronti ad attraversare questo mondo di fantasia? Pronti, partenza, via. Ora, questa è stata dedicata alla scuola, la bambina promette bene, davvero bene, e dobbiamo dire che è originaria di queste parti. La mamma è masellese, precisamente di Plumbacà, quindi dobbiamo dire che questa bimba è anche figlia della nostra terra. E devo anche, adesso lei mi ha chiesto un consiglio su quale leggere, ho visto che c'era una dedicata al nonno. Chi di noi non ama i suoi nonni? Tutti, penso che li amiamo. E è giusto anche che riusciamo a tenerceli stretti, a goderceli finché sono qui con noi. E quindi io ho ritenuto giusto che lei facesse l'omaggio al suo nonno e gli ho consigliato di leggere quella dedicata al nonno. Vediamo se vi piace. Dice lei direttamente qual è il titolo. Ti voglio bene, nonno. Ok, puoi leggere. Ti do un abbraccio con tutto il mio cuore e ti dono tanto amore. Mi vuoi bene, quando sei con me mi sento al sicuro e così per sempre sarà il futuro. La domenica sono triste perché me ne andrò, ma nel mio cuoricino sempre ti porterò. E quando sarai più anziano ti donerò la mia mano, così andremo molto lontano. Meravigliosa! Meravigliosa Angelica! Ha rotto il ghiaccio con un cuore poetico meraviglioso. Devo dire che prometti veramente bene e ti auguro di fare tanta strada, tesoro. Grazie dell'omaggio ad Angelica. Resta qui con noi, siediti ad ascoltare gli altri. Adesso è il turno dei più veterani, possiamo dirlo. È il turno di una cara amica. Qua sono tutti... Io li ritengo sempre una famiglia, perché la poesia che unisce come una famiglia, è un po' come il sangue che scorre tra le vene, nelle nostre vene scorre anche un po' di poesia e quindi un po' ci unisce. I nostri animi sono affini proprio perché ci unisce la poesia. Allora io dico a Giovanna, che viene da Reggio Calabria, di presentarsi con la sua poesia. Giovanna D'Attola. Intanto ringrazio Claudia per questa bella serata
che ogni anno ci regalano i poeti, questo incontro che veramente fa piacere. Venire qui a Masella, onoriamo anche i santi Cosme e Damiano, tutto il paese, e ci fa veramente piacere. Vi ringraziamo di questa bella festa e di questo bell'incontro. Io è già la terza volta, mi pare, che partecipo a questa serata. E quindi leggerò la mia poesia, spero che... Due? Da subito, quindi. Due poesie, sì. Perché io non ho avuto neanche, qui dovrei chiederti consiglio. Vabbè, allora ne leggo una che il tema è questo, diciamo, poveri figli neri. Noi sappiamo perfettamente che è un tema scottante. Guardiamo questi figli neri con gli occhi proprio nostri, non politicamente. Guardiamo con gli occhi del sentimento. Poveri figli neri, incontri d'ogni angolo di strada, poveri immigrati di terra sbonturata, con un cappello in mani o un beccheri, sempre cercando aiuto per peri. Non spicciolo, murati, si avvicinano passo lento come schiantati, tentano forzando un sorriso, ma un cuore giangi, stanco d'ogni piso. Femmine invece, con figliolette in brazza, sottate in te bizzola, o desolata razza, ti struzzano, stendendoti a sua mano, e cercano elemosina a ogni cristiano. Non spicciolo, durati, e per mangiare, un figlio mio, un latte c'è a cattare. E fuori la putia, entra ogni magazzino, dava fisso uno, sempre da vicino. Poveri figli neri, i tutti allontanati, sbarcano in lontano e già su condannati. Curriva e fortunato se campa e tocca a sponda, qua invece mori focato su tanonda. E quando arrivano trovano freddizza, non tutti su contenti ma ci fanno una carizza. Un mondo indifferenti, surdo a tutti i buci, su troppi l'immigrati e cori e senza luci. Poveri figli neri, traditi la sua terra, a onde si consuma fame, morti e guerra. Intra l'occhi suoi si legge la sofferenza, de una vita appatuta, umiliata e china di violenza. Sono sempre là, che cercano e c'eramo, ma a carità a onde e meglio se arrivamo così, a poi imbrazzandoli ci poti morire, veniti, vi aiutiamo, poveri figli neri. Grazie per il tema che hai trattato, e io, mentre tu scegli l'altra da leggere, vorrei invitare Don Giovanni proprio in questo momento a salutare, perché con Don Giovanni Gattuso, il nostro parroco, abbiamo vissuto questa esperienza personalmente, e abbiamo vissuto un'esperienza umana meravigliosa che io ancora ricordo affettuosamente. I ragazzi non sono qui con noi adesso perché noi abbiamo aperto un centro accoglienza, lui vi dirà un po' di cose, vieni Don Giovanni, però sono sempre con noi perché ovunque vanno ci hanno riconosciuti come la loro prima famiglia. E allora tornano sempre qui a trovarci, ci chiamano, sempre hanno bisogno di sentirci perché ci sentono famiglia, perché loro la loro famiglia ce l'hanno lontana o molti non ce l'hanno, perché l'hanno lasciato per mare o nel deserto o a casa. Io vi passo Don Giovanni perché volevo approfittare del suo saluto proprio in questo momento, in un momento delicato che tu hai toccato con questa lirica, e quindi ci hai un po' smossi perché questa esperienza è molto recente e quindi emotivamente ci coinvolge tanto. Don Giovanni, la parola a te. Intanto un saluto affettuoso di benvenuto qui nel borgo di Masella a tutti voi, a chi rivedo a distanza di un anno, ai miei parrocchiani che li rivedo a distanza di qualche ora perché abbiamo celebrato la messa del Triduo in onore dei nostri santi patroni, e agli amici che di tanto in tanto e con piacere vengono a trovarci. Un benvenuto caloroso a tutti e ad ognuno di voi. Mi ha toccato questa poesia mentre ero in fondo della signora Dattola, perché ha messo il dito in una sofferenza che attuale, non vogliamo fare politica, non ci interessa, se parliamo di politica intesa come bene comune, quello sì, il bene integrale della persona.
Noi a Montebello abbiamo aperto un centro di accoglienza il giorno di Pasqua, eravamo a Porto con alcuni miei operatori pastorali, tra questi c'è anche Claudia, eravamo al Porto di Reggio di un anno fa e accoglievamo a Montebello, nella casa canonica, quindi insieme dove vivo io, accoglievamo questi 10 minori non accompagnati. Abbiamo aperto non una struttura ma la casa del parroco, io ho condiviso con loro gli ambienti, anche con gli operatori che lavoravano qui a casa mia praticamente. Ed è stata una bella esperienza e la voglio raccontare perché inizialmente a Montebello, un paese molto bello, ma anche se l'origine latina dicono che Montebello, bellicum, vuol dire monte della battaglia, all'inizio abbiamo avuto un poco di difficoltà da parte dei parrocchiani che avevano forse qualche timore. Vedete, la paura a volte ci blocca e ci imprigiona e non ci consente di andare avanti. Un paese che aveva un poco dei pregiudizi nei confronti di questi ragazzi, nei confronti di coloro che bussavano alle porte delle nostre terre, delle nostre case in ricerca di aiuto, poveri disperati, poveri cristi. E a distanza di un anno adesso la gente li rimpiange perché sente la loro mancanza. Non è vero, e lo posso dire non perché leggo sui giornali, anzi spesso purtroppo leggiamo stupidaggini, ma per esperienza diretta, quindi personale, supportata dalla testimonianza di chi ha vissuto con questi ragazzi. Non è vero che sono venuti a rubarci il lavoro, non è vero che sono venuti a rubarci le case, non è vero che sono venuti a violentare le nostre tradizioni e così via. Vi posso assicurare che l'altro paesino, a 3 chilometri forse più sopra di Montebello, veniva continuamente a ricercare questi ragazzi, a lavorare la terra, perché i paesani qui di questo comune non vogliono lavorare la terra perché è pesante. Alcuni giovani, quando io li ho avvicinati, dicevano: se la terra arrivasse qui io la lavorerei volentieri, ma siccome mi devo inginocchiare, faccio fatica, la terra non la lavoro. Quindi questi non rubavano il lavoro a nessuno, però erano nelle vigne a lavorare l'uva, erano negli uliveti a raccogliere gli olivi, quindi non hanno rubato il lavoro a nessuno. Questo lo dico per testimonianza personale, per andare a eliminare tutte quelle dicerie che a volte si sentono, che sono costruzioni di castelli di sabbia, non veritieri, manovrate da alcune frange della politica che vogliono farci pensare e credere che questi sono i nostri nemici. Ma poi non dimentichiamo, noi italiani, ma meridionali in modo particolare, io zii che sono partiti da Reggio Calabria all'età di 13 anni perché non c'era lavoro. Se la Germania avesse rifiutato uno dei miei zii, oggi mio zio forse sarebbe morto di fame, perché a Reggio faceva la fame. Poi erano anni difficili in cui c'era la presenza malavitosa che non consentiva ovviamente all'imprenditorialità locale di decollare. Immaginate un po', è andato, ha fatto la fortuna, oggi è padre di famiglia, si è sposato una tedesca, ha un figlio ed è diventato benestante. Oppure quanti di noi possono raccontare di avere parenti che sono andati in Argentina, in Francia, in America, ma se gli stati avessero fatto il ragionamento di chiusura non li avremmo avuti. Oggi non avremmo parenti francesi, non avremmo parenti americani e così via. Ma poi non dimentichiamo, e finisco, che l'accoglienza è il cuore del nostro essere cristiani. Io a volte rimango scioccato quando sento anche qualche intervento di qualche confratello sacerdote. Non possiamo non accogliere. Noi preghiamo la Madonna Nera. Tra i tanti titoli che abbiamo dato alla Madonna abbiamo pure quello della Madonna Nera. Non dimentichiamo che Gesù Cristo era arabo. Non dimentichiamo che la Madonna non era europea. Forse queste cose le dimentichiamo spesso. Non dimentichiamo mai che la Madonna stessa, Gesù stesso, il Figlio di Dio, erano dei migranti, sempre in cammino, rifiutati. E quindi anche noi siamo un popolo di migranti, siamo pellegrini alla ricerca della salvezza, alla ricerca dell'incontro quotidiano con Dio. Certo che si debba fare sempre meglio e in più e gestire l'accoglienza in modo diverso di come si è gestito in questi anni, non c'è dubbio che la politica possa fare sempre di più e meglio per il bene integrale della persona, degli italiani, certo, non c'è dubbio, e dobbiamo pregare e impegnarci tutti, però non possiamo emarginare dei fratelli solo perché sono neri. E non dimentichiamo, questi ragazzi hanno sofferto tantissimo e hanno avuto tante problematiche di salute, perché la nostra alimentazione per loro non va bene. Quindi sono ragazzi che vengono qui e che soffrono, stanno male con lo stomaco continuamente, hanno delle patologie anche che si manifestano qui, perché l'alimentazione non è loro e quindi fanno fatica.
incontrano tante fatiche anche a livello di cultura. Loro non vogliono scappare dalle loro terre perché le amano, scappano perché rischiano di morire. Non dimentichiamolo questo. Non vengono qui in vacanza, si indebitano alcuni, alcuni partono perché sono costretti, ma vengono perché sono costretti, perché loro amano l'Africa e vogliono rimanere in Africa, però scappano perché rischiano la vita. E chi di noi, se rischiasse la vita, per quanto possiamo amare Masella o possiamo amare l'Italia, se rischiassimo la vita, chi di noi resterebbe qui a morire? Scapperemmo tutti. E dove andremmo? In quel paese che noi speriamo e preghiamo che ci possa accogliere. È la storia che si ripete. E allora, nel concludere questo, ci affidiamo tutti ai nostri santi patroni, anche loro non europei, che sono i medici Cosma e Damiano, algerini, perché possano aiutarci a crescere sempre di più nella fede, nella speranza, nella carità, e ad avere sempre un cuore spalancato ad accogliere le necessità di tutti, bianchi, neri, non importa, lì c'è una persona, e come diceva il grande San Luigi Orione, nel più misero dell'uomo, quindi in ognuno di noi, brilla il volto di Dio, e noi siamo chiamati a servire l'uomo, perché nel servizio verso l'uomo noi serviamo Dio. Grazie di cuore a Claudia, l'ho ringraziata in questi miei 6 anni, non sono 5, di parroco, ora inizio, ho iniziato il sesto anno, il 1 agosto, e ringrazio Claudia perché è intraprendente, sempre presente, non dice mai di no, insieme a tante altre persone che sono qui in parrocchia, lo sanno, con me c'è da lavorare molto, siamo macinati, a volte arriviamo a casa stanchi, però continuiamo ad andare avanti con questa gioia. Tu hai all'inizio detto che è un momento di festa, ci unisce la fede, ci unisce anche l'amicizia, ci unisce anche la cultura. Ecco, che sia questa una serata all'insegna della fede, dell'amicizia, della cultura e della ricerca del volto del Signore. Buona serata a tutti. Grazie Don Giovanni, grazie infinitamente, troppo buono, ma ti ringrazio perché quello che noi facciamo è anche merito tuo, tu ci dai la possibilità di farlo, ma soprattutto ci metti a disposizione i tuoi saperi, i tuoi carismi, e quindi sappiamo di avere un buon riferimento e quindi una grande fonte di ispirazione. Adesso passo di nuovo la parola a Giovanna, seguirà poi Mimmo Fabiano. Si prepara Mimmo Fabiano. E allora adesso invece questa poesia è l'amore per la nostra terra, giusto, anche sempre rimanendo in tema, di chi parte e che poi torna. L'emigrato nostro che va fuori, che però ha sempre il desiderio di tornare, magari viene, insomma, leggiamo. Ninuzzu tornau. Ninuzzu tornau, dopo tant'anni di vita sofferta da troppi affanni, non poco invecchiato, ma assai eleganti, contento, saluta cu gioia a tutti quanti. Sogno Ninuzzu, o figli cola, non ti ricordi, compagni scola, partia figliolo, un mondo gerai, ma ora felici a casa tornai. E conta Ninuzzu la sua esperienza, tutti i travagli e la tanta pazienza, l'umiliazione dei ricchi padroni quando all'inizio faceva u garzoni. Piantato da a paesi stranieri, stringendo i pugni e battendoli peri, cusabe se torno in tal Italia mia, e l'occhi si inchiva pa nostalgia, parau a lingua e ropum misteri, mania ora sordi e nocchium miseri, fice famiglia e si sistemau e in to so paesi mai più tornau. Ma te pensieri sempre la iva e a tutti quanti così ci regiva. Prima mi moro, voglio tornare, parenti e amici voglio imbrazzare. Oggi Ninuzzu è qua, presenti, bacia e saluta a tutta la sua gente. A chi conosci e ci spia cu è, e lui rispondi, sogno frati Pepe, vi ricordate Masciucola, un scarpareggio, di chiamavano Isola. Vise da piazza a un Dio cava, tra santa chiesa a un de pregava, vivi il ricordo con tanti amori e oggi ringrazia assai lo Signore. Cuso vestito a doppio petto, or diventa un uomo in rispetto, parla un dialetto e l'italiano, ma ormai diventa un americano. Brazza i parenti e pure gli amici, oggi è orgoglioso e tanto felice.
Volesse tanto ca sempre restare, invece non poti a rientrare. Ma o suo paese non susperde mai, ciò conta a tutti, a onde va vai, ciò conta la buona e peccante cucina, la gente brava e genuina. Di festi in piazza, chi tamburelli, con l'organetti e i ciarametti, vesti incignati pa processioni, arreda Madonna con devozioni, zuddi, nuciddi e cicere caliati, frittoli, satizzo e zucchero felati, musiche, muttetti, balle e tarantelli, giosci bifiglioli e tante bancarelli. Chisto è un paese che non uzzo d'assau. E ora s'accorgi che niente cangiao. C'è ancora cu parti e cu resta ca, perché a staccarsi non ce la fa. Lavoro non te manca, c'è assai fantasia. A gente ca è allegra e sempre passia. U mare è stupendo, u sole caliente, s'avissimo un poco, non mancava a noi niente. Ora, chiudendo sta me poesia, Nenuzzo saluta cu tanta allegria. Priati i figli, mi hanno un futuro, acca, tasta terra, no pane sicuro, tanta fortuna e felicità, auguri, bandiscio, assai in quantità. Grazie. Bravissima Giovanna, sei sempre eccezionale, ma lo siete tutti del resto. Adesso voglio sentire Mimmo Fabiano, lo vogliamo sentire, viene da, dillo tu, non è vicino vicino, ma nemmeno lontano. Vero? Allora, buonasera a tutti. Provo ad avvicinare. Ecco. Io vengo da San Nicola di Ardore, è una frazione di Ardore, un po' lontanino da qui. Sono felice di essere questa sera qui a Masella per la prima volta. Non avevo in programma di leggere questa poesia, ma guardando quelle foto che ci riportano nel passato, vi dovrò portare una mia fotografia a cucinella mia. C'è una strada avanti a mia fatta di pietre, anzellicato, e in casa onde crescia pure un letto onde funnato. C'è una cosa in tagliaruga, i ricordi di figliolello, due freneste fatti in legno, un mignano e un portonello. Una cucina che davvero sembra un quadro in un pittore, con davanti un focolaro, un ciarnaro e un ciucciatore. Le avvicino due tripodi, poi uno spito e una graviglia, e un mezzo pignatello e impenduto una cerniglia. Poi posato su po' forno, tutto vecchio, annegricato, c'è un caglio impenduto e tant'anni abbandonato. E una pala, una chiudenda, una lumera su la praca, una padella e una marmitta, un campano di una crapa. E guardando papà sopra che ti voglio usare zaro e pensai il bene di Dio e i salami che curaro. E da che lo stepicello tutti i ferra due misteri, i fascelli da ricotta, una bottiglia e due bicchieri. Pochi chiova, un martello, un serraccio di sapone, a maglia e una suppera, poi un quaglio e un serrone. L'altro giorno mi affacciai e guardava questo quadro, e da questa testa mia mi tornava lo passato. Tutti quanti le ricordi, con gli affetti, gli urridiri, li consigli che le vecchi, l'onestà che tu non vedi. Quanto conti e quanti celli, quanti amori e quanta fidi, li sorrisi della gente, mo si conti e cute credi. Per quant'anni da settamma tutti quanti hanno tondino e mangiamo antano piatto, senza carne e senza vino. E mentuto al primo posto c'era sempre la famiglia, ma se pensa ai tempi d'oggi qualche cosa mia mi piglia e allora d'apro l'occhio e non penso ciò passato e mi vivo come sogno un tasti giorno intossicato. Ma non posso fare niente, è sto mondo che cangiavo. C'è solo Dio, lo sordo, che alla gente sbalestrao. Voglio torno a focolaro, intaglia cucinella mia, ma mi imbarro l'occhio e fumo e mi ciangio che perdia. Grazie. Bravissimo, bravissimo. Hai descritto un po' tutto quello che tanti hanno vissuto. Tanti. Una bella fotografia. Adesso aspettiamo la seconda e poi preparatevi le nostre stars per la musica. La seconda poesia, visto che questa manifestazione è inserita in una festa religiosa, leggerò Pacchi Signori.
Vorremmo penso a cui voglio soffrire, con questa vita sono sventurati, alcuni giorni di pace che non vidi, ma questo mondo è chino d'arraggiate. Mi sono sempre da certe nottate, che sogno io, forse sto pensiero, lo consigliere dell'Eterno Padre, tanto che mi sembra quasi vero. C'è sempre un pacchino tra le discorsi fatte da mia grande peccatori, ma chi ha vita poi ha fatto i corsi e chi ne è farsetati, o gran signore? Ma chi in tuo mondo tante sofferenze, po' tanta fame e guerra in quantitati? Ma chi tanto odio in tuo cuore tanta gente che un figlio sente io mi ammazzo padre? Ma chi un cane muzica sempre gli ho sciancato e stace meglio un ladro, un peccatore, e cu onesto si sente affocato? Ma come non ti accorgi tuo signore? Perché non luccio abbata gli valori che in te paesi ti tenne legati? Perché armonia, rispetto e grande amore sono ricordi di tempi passati? Ma tutti sti pacchi non sento niente, perché non mi risponda a mia, signori? Non è che ti creiamo a te alla gente, ma sei lo padre dei peccatori? No, sogno io, povero mio, vorrei che vi un re, vendicatori, un male non mesta a mezza via e la gente trova sempre rose e fiori. Vorremmo vivere in un mondo più affiatato, non ci sono razze né frontiere, e poco soffri per me sta aiutato, e fare bene non mestano misteri. Ma o male supera ogni ragione, e a colpa è l'uomo che canterra stage. Ma tu sei un padre, di guardi e di perdoni, aiutante signori e dante pace. Grazie. Grazie infinitamente Mimmo. Qui io penso che non possiamo che spendere parole meravigliose, perché la poesia sta scaldando gli animi, possiamo ben dirlo. Grazie Mimmo per questi altri squarci di vita, e perché tutti, comunque è una preghiera, oltre ad essere una poesia è anche una preghiera, e penso che è sentita da tutti, perché la vita è sacrificio, è lotta, ma è anche bella. E dobbiamo viverla al meglio, per quello che c'è possibile. Io, con questo messaggio, che spero condividiate, vi voglio far ascoltare le nostre ragazze. Siete pronte? Con la canzone Amar Bizza. Amar Bizza. Sogno come una marbizza, pimmo mi posso sopra o toti l'aru, e tiro un po' stupetti in sta trizza, sta navetella che tiene alle mani. E tua mamma non mi vuoi, tuo padre non ci sta, e per dispetti tutti non dà. E con la bocca tua mi muzzicassi, vorrei essere acqua e tu venissi, e alla fontana tu mi imbevissi. E a tua mamma non mi vuoi, tuo padre non ci sta, e per dispetti tutti non dà. E muti via il nulla e tu dormiri. E a tua mamma non mi voli, tuo padre non ci sta, e per dispetti tutti non dà.
grazie per questo omaggio, perché io amo molto questa canzone, perché penso che l'amore non è a comando, come si dice, no? E quindi ognuno di noi debba seguire il suo cuore. E questa è una legge della natura. Qualsiasi forza si oppone ad esso sarà sconfitta, ahimè. O è un bene piuttosto che ahimè. Per cui che l'amore vada sempre avanti, più della lotta. E adesso io vorrei chiamare un grande musicista, un giovane talento, sì, un giovane talento, che si chiama Danilo Brancati. Ho l'onore di averlo qui con me. Dovete sapere che lui suona nel progetto Mediterraneo con una mia carissima amica, figlia del nostro territorio anche, è limitrofa, che è di Prunella, Marinella Rodà, che voglio ricordarla perché dà lustro anche lei all'area greganica. Grazie Danilo di aver colto il mio invito. Veramente ti volevo qui da tempo, conoscendo anche le tue doti, perché è giusto che le conoscano anche i miei compaesani, possiamo ben dirlo, e tutte le persone che ci sono qui stasera, e anche chi ci segue da casa, grazie a Telemelito. Adesso, un attimo, ve lo passo. Buonasera a tutti. Ringrazio tutti voi, cittadini di Masella, di avermi invitato qui al vostro paese. Un paese bellissimo, siete bellissimi voi, perché noto che c'è molta collaborazione tra di voi, e continuate così, che farete sempre meglio, e si spera sempre di più. Vi ringrazio per l'ospitalità, e ovviamente da ospite, insomma, in genere un ospite a casa porta sempre qualcosa, non va mai a mani vacanti, no? E stasera vi ho portato queste. Vi offro insomma una suonata. Sì. Sì, non sì. No, certo, non è una spasa di pasticcini, però. Sì. Può essere meglio. Può essere anche meglio, ma non è l'unico strumento che suoni, o sbaglio? Dici, elenca quanti strumenti suoni. No, non si può dire, è un segreto. No, in realtà sono un appassionato di strumenti, di musica, della musica tutta, sì, anche un po' della nostra lingua greca, di Calabria. Mi piace, insomma, mi cimento e faccio le cose, bene o male, poi non lo so, intanto faccio, poi. Semini bene, porti avanti la nostra cultura, la nostra tradizione e anche la nostra lingua, perché... Lui parla greganico, è uno dei pochi giovani che parla greganico, e sono felice di questo, perché difende bene le nostre radici, la nostra identità. Adesso io ti do la parola con la tua compagna di viaggio, la zampogna, un altro strumento di vita, compagna di vita, mi dice. Ah, ok, non è solo un viaggio, è un viaggio di vita, quindi è più lungo. Sono contenta di questo. Giustamente dice, una compagna di vita non è un accessorio che dura solo in un viaggio, ma dura tutta la vita. Quindi si presenterà con la sua zampogna.
la tua compagna di vita ti appartiene tanto. Dici quello che vuoi, il microfono è tuo. Vi ringrazio a tutti se vi è piaciuto. E vi ringrazio due volte se non vi è piaciuto perché mi avete sopportato.